torniamo a Terra Madre con una gelatiera. Complimenti, perché quest'anno sei diventata maestra da sempre, quindi complimenti. Una domanda che stiamo facendo a tutti i maestri è: cosa ti ha portato a livello di professionale aziendale far parte della rete Maestri del Gusto? Allora, a me personalmente, ma non solo a me, nel senso che intanto non parliamo solo di me, perché io ho una socia che si chiama Vera, che non è qua oggi, ma che ovviamente fa parte di tutto il progetto. Allora, i Maestri del Gusto sono molto importanti per noi, anche perché ormai in Piemonte chi ha questa targa viene riconosciuto come un vero maestro, cioè non solamente un titolo dato così, ma un vero valore aggiunto alla propria attività, non solo a livello di materie prime eccetera, ma proprio anche a livello igienico-sanitario eccetera, che tante volte certe realtà non danno peso. Invece secondo me, secondo la nostra filosofia, deve incentrarsi molto in questa realtà. I Maestri del Gusto sono fondamentali perché ci danno l'opportunità di essere riconosciuti ormai anche in Piemonte sicuramente, ma iniziamo anche ad andare oltre, diciamo, la regione. Quindi... Neve d'Arance, ci spieghi questo nome, da dove nasce? Allora, Neve d'Arance nasce dalla storia del gelato, che è molto antica e che diciamo nell'antichità si usava come dessert fare un intruglio di neve, ghiaccio, misto con succhi di frutta, miele, eccetera. Allora, visto che le prime notizie arrivano dall'Arabia Saudita, sicuramente c'erano anche gli agrumi. Allora noi, quando abbiamo deciso di creare il nostro progetto, abbiamo deciso di chiamarlo così proprio per questa ragione. Molto interessante. Neve d'Arance. Molto molto interessante. Neve d'Arance, maestro da sempre, complimenti ancora per questo riconoscimento e buona Terra Madre. Grazie.